Ma anche di più, cioè è uscito il fatto che ci sarà diciamo, una relazione, un qualche interesse, qualcosa che scoppierà fra Naik e Yannick Arrisi, ma ci saranno tantissime in realtà relazioni e storie d'amore in questa edizione di Pechino Express. Non so perché, forse perché non fa caldo come nel sud-est asiatico e quindi col fresco, insomma, gli ormoni Divampano. insomma, divampano con più facilità. È un paese diverso, una cultura diversa, quindi più che un levare e un togliere è proprio vivere un'esperienza nuova. L'Ecuador è un paese meraviglioso con un clima che uno non ci può credere perché un minuto fanno 30 gradi, nell'altro fanno 5, ci sono i vulcani, la giungla, le montagne con la neve, le piantagioni di banane. Nel raggio di mezz'ora uno può passare veramente dalla giungla alla neve. Viaggiando. E quindi è stata un'esperienza nuova, ho visto dei posti come succede con Pechino Express, infatti la grande fortuna di fare il viaggiatore Pechino Express è quella, dei posti che non sono solo quelli turistici, ma veramente genuini, sperduti e rappresentativi della realtà di questi paesi. A me mi ha toccato molto la storia degli espatriati che hanno dovuto combattere in Italia e combattere all'estero e finalmente hanno trovato successo, come Pascal in Kazakistan. Se no le persiane, la Barale è molto simpatica, Naika è simpaticissima, veramente un personaggio folle e anche gli Illuminati. Devo dire che tutte le coppie sono abbastanza inusuali e divertenti quest'anno. Un saluto a TV Zoom. Grazie.